Guarda che ripresa avveniristica, Tania, non trovi? Ah, salve, noi siamo quelli di Meltdown Television, quelli che tutti ci trovano simpaticissimi. Io sono Noce, lei è Tania. Esatto. Come vedete stiamo camminando, stiamo andando in stazione, direzione... È Natale, come vedete. Sì. È Natale, una lunga storia, che non vi racconterò qui perché è vergognosa. Se vi chiedete dove stiamo andando, beh, la risposta è semplice, stiamo andando in stazione, sì, più o meno, stiamo andando in stazione a prendere il treno perché un nostro amico ci sta aspettando, il nostro amico la casa in montagna. Vabbè, non c'è niente di meglio che passare un bel sabato all'aria aperta, a respirare aria buona, giusto? Che sì, cosa ci può essere? 33 invece che i 36 gradi di Bolzano. Sì, esatto. È già qualcosa, magari. Ma cosa può andare storto? Forse mai ci faremo qualche drink di troppo, che dici? No, no, perché il nostro amico è rigorosamente astemio. È una persona ascetica. Ho capito, zen. Però prima di scagliare la sigla, volevo dirvi, anticiparvi, che non è questo il motivo della registrazione del filmato. Non volevamo parlare della nostra gita in montagna. Tania, scagli tu la sigla. Sigla! Allora, in sottofondo potete sentire Man of Iron dei Bathory. No, pensavo che fosse Alford che entrasse con la moto nel nostro filmato. Non lo so, aspettiamo che inizino le chitarre. Non iniziano, non iniziano. Quindi non sapremo mai se è Man of Iron o Alford. Va bene, di che si parla oggi? La materia di oggi, sì, è un ultimo acquisto. Sì. È un ultimo acquisto spinoso. Ah. Perché? Ma non tanto per me, quanto per il buon Noce. Beh, innanzitutto perché il disco e la band di cui parleremo oggi non sono prettamente metal. Cioè, non sono metal per niente. Ma ci ricolleghiamo a un video girato orsono un paio di mesi fa. Due mesetti fa, sui Beast Milk. Nel video di Climax dei Beast Milk, che ha interessato a migliaia e migliaia di persone, ha intasato i server. Esatto. Cosa dicevamo? Dicevamo sacca scrotale. A parte quello, ma avevamo fatto un accenno anche all'incarnazione successiva dei Beast Milk, successiva alla dipartita del chitarrista di cui non ricordo il nome, ma che evidentemente era il principale compositore dei Beast Milk, nuova incarnazione nei Grave Pleasures. Ecco qua questa copertina abbastanza alternativa con... chi è questa, la deca lì? Io non mi intendo di mitologia. Fa vedere la vicina. Non mi intendo di mitologia indiana. Sembra una merda di cane schiacciata. Esatto. Sì, io non mi intendo di mitologia indiana, non me ne frega neanche niente di intendermene, di approfondire il discorso, quindi deca lì va bene, facciamola per buona. Niente, i Grave Pleasures non si allontanano molto dalla traiettoria intrapresa dai Beast Milk, anche se fra Climax e questo, Motherblood, uscito nel 2017, c'è un altro disco di mezzo, tale Dream Crash, che devo ammettere non è un granché e non ha neanche ricevuto delle critiche stratosferiche. Mentre Motherblood, sì, diciamo, ha risollevato le sorti di una band che rischiava magari di bruciarsi o di finire nel dimenticatoio dopo praticamente aver neanche iniziato, se così possiamo dire. Invece Motherblood, a parer mio, è molto bello, ricevete anche delle ottime critiche. Chiaro, io premetto che non siamo ai livelli di Climax, assolutamente no. Climax è davvero un disco della Madonna, questo è un disco molto bello, con degli ottimi pezzi, davvero. Anzi, i pezzi sono tutti belli, poi ha dei picchi. Infatuation Overkill, Be My Hiroshima, Mind Intruder, wow, Atomic Christ, wow, Dead Enders, wow, veramente, pezzacci della Madonna. Testi come al solito apocalittici, dove il cantante, che evidentemente che è lo stesso, il tizio che ha collaborato anche in progetti Black, The Tennis Card, eccetera, eccetera, si diletta nella stesura di testi che, diciamo, incrociano delle storie d'amore con scenari apocalittici nucleari. Molto molto belli i testi, davvero. Chiaramente non troverete Gioia di vivere o filosofia kischiana, halloweeniana fra le righe delle sue lyrics, quindi se siete suscettibili ai temi della morte,
l'apocalisse nucleare e delle fini del mondo imminenti, non leggete i testi, ma tanto io so che a voi piacciono queste cose, se ci seguite vi piacciono per forza. Quindi per me è un disco promossissimo. Mi piace il fatto che il CD abbia il jewel case rosso, che è una cosa che si vede poco negli ultimi anni. Una volta negli anni 80, anche 90, andavano molto i jewel case di altri colori, e si trovavano spesso bianchi, rossi, anche blu. Adesso non va più tanto, li fanno trasparenti, anche perché ormai il CD, non dico che sia scomparso, cioè insomma, vengono stampati ancora i CD, ma si punta molto sul vinile, bla 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 bla. Vabbè, punti di vista, leggi di mercato, questo è un discorso extra. E la mia conclusione è che il disco è assolutamente promosso a pieni voti, premesso appunto che bisogna considerarlo qualcosa di distaccato rispetto a Climax dei Beastmilk, che resta una, così, una fotografia estemporanea di una band che, un po' come i Sex Pistols, sono riusciti a realizzare un unicum perfetto in tutte le sue parti. La parola a Noce. Va bene, allora tu tieni il bastone infernale, io tengo il disco. La mia intenzione era di fare una recensione un po' più di pancia, di lasciare l'aspetto tecnico a Tania e di parlare un po' più di pancia o di culo. Aspetto del disco, tecnico. Sì, esatto. Ti sembra tecnica. Tania però si è dimenticata, o meglio, ha dato per scontato che chi guarda questo filmato abbia visto quello precedente dei Beastmilk. Certo, così vi invoglio a guardarlo. No, dai, non diamo per scontato che la gente abbia visto quel filmato, anche perché non ci guarda nessuno e può essere che uno ci guardi per la prima volta con questo. I Beastmilk furono una band con un genere molto particolare, fondevano il post-punk con il punk rock and roll, con un po' di dark wave, voce alla Misfits, qualche atmosfera post-black anche, insomma... Cosiddetto death rock. Sì, loro si autodefinivano, un tempo si autodefinivano apocalyptic rock. Poi con questo disco qua, cambiando anche nome, non lo so se la definizione calza più. Death rock, va bene. Alla Comunque... Christian Death, no, non è la Christian Death, death rock. Fondevano molti generi musicali, parlo dei Beastmilk, e la particolarità era che quasi nessun genere musicale che loro fondevano mi piace. Però la fusione di questi generi musicali e la qualità stessa delle canzoni faceva sì che il disco fosse spettacolare. Mi pare che citai il disco dei Beastmilk anche nel nostro speciale Guilty Pleasures, dove elencavamo i dischi non metal che ci piacevano di più. Ecco, mi scoccia parlare di un disco parlando di un altro, però era una premessa da fare perché questo disco, almeno negli intenti, vuole essere la prosecuzione di quel discorso, del discorso fatto coi Beastmilk e nel disco Climax, o Climax, che dir si voglia. Probabilmente i compositori sono cambiati, ma il nocciolo della formazione è rimasto uguale, però cambiando nome la penna passò di mano. E si sente, secondo me, che l'ispirazione qua è un po' latente. Il fatto è questo. Come ti ho già spiegato in privata sede, Tania, la produzione è migliore. Questa produzione qua, a livello di suono, è una bomba. Molto meglio di Climax, dei Beastmilk. Secondo me qua, a livelli di sonori, di qualità di sound, è una bomba. Ma quella di Climax era anche voluta. Va bene, mi piace di più questo suono qua. Le canzoni non sono brutte, non stiamo parlando di un disco brutto, stiamo parlando di un disco che è solamente bello. Sì, il fatto è questo. Mentre Climax, secondo me, è quasi un capolavoro e quindi riesco a passare sopra il fatto che non sia il mio genere, questo, essendo solo un disco bello, non un capolavoro, il non essere il mio genere si fa sentire. Perché allora il mercato musicale è pieno dei dischi belli. Ma io non è il mio genere, non li ascolto. La musica è bella tutta. No, il fatto che un disco solo bello che non è il mio genere fa sentire il fatto che non sia il mio genere, quindi faccio un po' fatica ad ascoltarlo. Ma sei profondo. Anche se comunque mi piacerebbe che fosse il mio genere, perché il concept che gira, non è un concept album, però il concept apocalittico nucleare con queste divinità in copertina e anche i video che sono stati girati per queste canzoni sono tutti belli. Mi piace il messaggio che danno i Grave Pleasures, la musica un po' meno, a parte due canzoni che mi piacciono veramente tanto: Atomic Christ, giusto per rimanere in tema apocalittico nucleare,
e Be My Hiroshima, giusto per rimanere in tema apocalittico nucleare. Comunque, se vi piace il rock duro ad ampio spettro, dateci un ascolto. Secondo me un ascolto non obbligato. Climax dei Beast Me, quello è un ascolto obbligato. Questo lo consigliamo a chi è fan dei Placebo. No, beh, dai. Anche. Ah sì? Ci senti il Placebo? Un po' sì. Ok, bene, però. Adesso direi di posare il bastone infernale, andare in stazione e prendere il nostro trenino. Sì, perché mi sta venendo una tendinite. I nostri fantastici amici ci aspettano per passare una piacevole serata, una piacevole giornata con loro respirando aria sana di montagna. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo smerdante video. E grazie a tutti quelli che ci seguono, in particolare ai nostri nuovi amici che ci lasciano un sacco di complimenti sotto i nostri filmati, dicendo che siamo così, però, sì, occhio la merda. Cioè, non fate binge watching guardando 20 video nostri a oltranza e poi non ci seguite più. No. Siete costanti. Chi inizia a seguirci nella via, nella rettitudine. Sì. Chi inizia a seguirci deve continuare, deve farlo per il resto della propria vita. Sì. Ciao. Pena? Pena. Beh, vi tolgono l'internet, state molto attenti perché io ho amicizia, conoscenze molto in alto. Ciao. Io ho dovuto ancora poi. Quanti gradi erano? Salute. Non si vede un cazzo. No, non hai detto che c'è gente che salute. Voglia essere ripresa, sai, magari c'è gente. Ma quando avrò un nipote. Guarda che è buissimo. Salute. Allora io bevo un'altra birra. Salute. C'ho un cazzo da bere. C'ho un cazzo. Scusa, ma perché ci portiamo dietro l'accetta da serial killer per fare un giro in montagna? Sono proprio germani. Perché ascoltiamo i macabre. Cos'è che ti mettevano l'aglio nel culo? No, io no, ho specificato. A me no. A chi? Mia madre non ha compiuto queste barbarie. Alcune mie amichette. Ah. Sì. Non giocavate con le bambole, giocavate con l'aglio nel culo. Salute. Salute. Mi sembra possibile? Cosa? Che solo io debba stare qui a girare? E io sto girando il film. Un video, salute. Posto. Salute. Prosto. Fumicata, dici? Salute. Salute. Quella fumicata su voi. Salute. Va bene. Salute. 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 Però non è musica che ascolterei tutti i giorni. Magari non è il caso che venga lì. Salute! Ma cos'è? Tè nero. Salute. È tè nero, no? L'hai detto tu. Tè c'era nero. Anche scritto. Sì, c'era sì. Scritto. Provato. ¡Salud!